Ragazzi, scusate per l'introduzione post video, però chi magari ha visto il primo episodio della Pixelmon Dark magari lo ha già capito, chi non l'ha visto adesso glielo spiego. Insomma, tiriffere, tiraffere, taglia qui, taglia là, il video della Pixelmon, il primo video della Pixelmon era uscito di tipo 30 minuti. Io ho tagliato ancora, ho levato ancora parti in cui chiacchieravo, però comunque il video era sempre lunghissimo, quindi ho detto, vabbè, lascio il chiacchierato e lo divido in due. E quindi il primo episodio della Pixelmon si è fermato durante la battaglia del mio Zoro a bellissimo livello 16 contro il mega boss Alakazam al 64. Quindi, per chi si vuole recuperare l'episodio, lo lascerò un po' in giro nell'info box, nelle info da qualche parte di qua o di là. Insomma, vi lascio i link se volete recuperare nell'episodio. Per tutti quegli altri, benvenuti nel mio regno. Io sono Planet Pokémon Queen e siamo in un nuovo episodio della Pixelmon. Chi avrà vinto l'epica battaglia tra Zoro e il mega boss? Scopritelo insieme a me e magari rispondete al sondaggino sempre qua in alto da qualche parte, prima ovviamente di vedere la fine della battaglia. Miau! Dai, oddio raga. Oddio, sta vita gialla. Ti prego, Zoro, non finire anche questo. Ma devo prendere un po' di roba. Dai, usa ste sfuriate. Dai, con ste sfuriate. Andiamo con le mosse buio, che magari gli fanno un po' di più. Effettivamente gli fanno un po' di più, super efficace. Dai, dai, mamma mia, raga, ce la stiamo facendo, è incredibile. Tanti like, tanti like, ragazzi, non è possibile. E abbiamo anche l'Alakazamite, vabbè, come si chiama? No, raga, no, non ci sto credendo. Anche una caramella rara, un sacco di roba ci ha dato questo boss. No, no, vabbè, no, basta, raga, Zoro non lo possiamo più togliere dalla squadra. Comunque lì ho visto un mega Gyarados. Ah, ok, perfetto. Quindi abbiamo sfatato il mito che i boss appaiono ovunque, perché un mega Gyarados nel deserto, raga, non... Stona un pochino. Salve, anche lei lo affronto con Zoro? No, vabbè, dai. Non esageriamo, il nostro povero Zoro ha fatto già tantissimo. No, vabbè, raga, no, non potete non lasciare like. Zoro al 16 batte un mega boss. E ci curiamo di nuovo la squadra. E a questo punto, raga, vediamo un po' che boss spawnano nel deserto, insomma. Cioè, voglio dire, ormai abbiamo scoperto che i boss spawnano un po' ovunque, perché dopo che mi spawna il Mega Gyarados nella palude, qua sì, va bene, nella palude, nel deserto, uno può credere a tutto. Intanto ho visto una laggata, quindi sto cercando il Mega Boss. Eccolo laggiù, eccolo laggiù, eccolo laggiù, ragazzi, un altro Alakazam. Ragazzi, no, dobbiamo rifarlo. Mamma mia, subito Zoro. Incredibile. Proprio lui, li uccide tutti. No, vabbè, questo è leggendario. Oh mamma, se riusciamo anche a uccidere quello leggendario. No, però ingaggialo. Ok, se riusciamo a uccidere anche quello leggendario. Finora non ci sta attaccando, a quanto pare a tutte le mosse che a noi non sono efficaci. Oddio, ce la facciamo. Dai, no, raga, no. No, Zoro è buggato. Zoro è buggato! No, non è vero, non è buggato, è che non c'è effetto. Ah, potevo usare quella che gli fa più danno. Ecco, adesso sì che si è buggato. No, di nuovo inibitore, hai rotto le scatole. Dai, Zoro, mamma mia, basta. Zoro non lo togliamo, Non lo togliamo per nessuna ragione al mondo della squadra. No, 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 mai. Sarà il Pokémon principale di questa serie. È troppo forte. È troppo forte. E anche il boss leggendario con Zoro al 19. E intanto ci livella anche facile. Guardalo lì. Guardalo lì. Ma dimentichiamo questa. Tanto. Oh, Lucky Egg. Questo ci raddoppia l'exp. Noi lo infiliamo subito su Zoro. Ah, vedi, c'ho il Lucky Egg anche a lui. Ma quanti Lucky Egg che ho? Oh, intanto lascio un altro boss. Ovviamente non ci ho dato la Alakazaminite, come cavolo si chiama quel robo, perché la prima volta che batti un boss, se non lo sapete, la droppa al 100% e poi dalla seconda in poi c'hai un tot, una piccola percentuale di dropparla, insomma. Comunque io l'ho fatto quasi quasi esclusivamente per l'exp, perché ne prende davvero un bel po'.
e per i drop, insomma, perché droppare fa sempre bene. Trovasse un condivisione exp, quello per tutti, sarei la ragazza più felice del mondo. Comunque possiamo continuare, andare in giro e cercare megaboss, che a quanto pare, ragazzi, non spawnano troppo difficilmente, ogni 5-6 minuti, anche un po' di meno, insomma, ne trovi uno. Ragazzi, un mega Camerupt! E anche questo. Tra l'altro abbiamo due Pokémon a qua, dovremmo farcela, insomma, abbastanza facilmente, voglio dire. Appunto, l'abbiamo shottato. Incredibile! Proprio lei lo shotta. E anche la Camerumptite è andata. Wow, ma quanti ne stiamo trovando? Ma quanti? Io sto insistendo a usare, insomma, il deserto, perché lo trovo un'area molto libera, voglio dire. Non ci sono alberi, non ci sono troppi colori, troppe robe in mezzo che ci ostacolano la vista, quindi i mega boss trovo che, siccome sono anche giganteschi, trovo che li trovi abbastanza facilmente. Cos'è sto robo? Ah, è un una Pokéball! In una Pokéball troviamo un'altra Pokéball! Yeah! Le Pokéball! Tanto lì c'è un Camerupt, che a sto punto toccherebbe catturare perché abbiamo una mega pietra. Ma sì, dai, facciamocelo un pensierino, lanciamogli un paio di Pokéball così vediamo se entra. Giusto per vedere, un Edge Slash, guarda che bello, è stupendo. Vediamo un po', ecco, ho detto entra, no rompi la Pokéball. Beh che sei un ciccione, eh. Però, vediamo un po', uno, due, tre. Mamma mia, ragazzi, abbiamo anche Camerupt. Giusto perché avevamo catturato la Camerumptite. Vabbè, quella roba lì, insomma. C'hanno dei nomi, ragazzi, allucinanti. Volevo vedere, guarda che bello, eh. Molto bello, mi piace. Devo dire che questi modelli, ragazzi, sono... cioè, nulla da dire, stupendi. Che cosa ho visto? Che cosa ho visto? Tanto due Megaboss, però il Camerupt ce l'abbiamo già. Ma esiste un Mega Gallade? Cioè, ragazzi, cosa mi state dicendo? Sapete, io questo non l'avevo mai visto. Veloce a ingaggiarlo, che qua mi despawna. Ma esiste Mega Gallade maschio? Cioè, Gallade è maschio. E ce l'ha anche shottato Typhlosion, perché sarà velocissimo. Però, wow, non lo sapevo questa. Ho detto, ragazzi, io i Pokémon l'ho lasciati da Diamante e Perla, quindi con le Mega Evoluzioni sono un po' poco ferrata. Ah, questo è Tostarello. Invece no, ce la possiamo fare? Dai, che ce la facciamo? E ce la facciamo! Anche la Galladite, questo è facile, Galladite. Cos'è questo? La Eviolite, che cos'è? Non ne ho idea. Se sapete, insomma, qualche cosa, ditemelo. Ma ci facciamo anche, cioè, giusto così, a screzio. Appunto, a screzio. Mi sembrava brutto lasciarlo lì. Intanto c'è questa. Ce la prendiamo, il resto, vabbè, prendi tutto. Io sono una cattona schifosa, quindi si prende sempre tutto. C'è la ball, però qua, aspetta, vediamo un po' se questi mi si riappiccicano, se io faccio così. Sì, mi si riappiccicano. Ragazzi, a questo punto, quanti ne abbiamo trovate? 1, 2, 3 e 4. Ragazzi, a questo punto cerchiamo il quinto mega boss per una quinta robite. E niente, chiudiamo l'episodio, ragazzi. Che dite? Che dite? Io direi di sì, perché non vorrei fare episodi troppo lunghi, voglio dire. Io sono lasso per fare gli episodi, che in genere a me, quando faccio un episodio di qualsiasi serie, a me viene sempre lunghissimo. Io voglio fare video corti e mi escono di ore ed ore. Io non... sono allibita. Quando gli episodi mi vengono di tipo 12-13 minuti, ragazzi, io mi emoziono. Vi giuro, c'ho proprio, sapete, le emozioni, il cuore che mi fa boom 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 boom. Oddio, che cosa ho visto? Oddio, che cosa ho visto? Devi correre che sta lontano, mi despawna. Oh mio Dio, Mega Mewtwo. Oddio, Mega Mewtwo. Questo è tosto, raga. Oddio, Mega Mewtwo, ingaggia. No, mi despawna. Oh mamma, ragazzi, che cosa abbiamo visto? Cioè, ho preso un Pokémon a caso, giusto per non farlo despawnare, però mi sa che ci rompe un pochino. A meno che la tecnica di Zoro funzioni anche con lui, ma no, perché lui ha le mosse che sono efficaci. No, dai, non mi puoi dire che la perdiamo qui. Ah, wow, missa un attacco, cavolo. Ragazzi, cavolo. Sei più veloce tu, no? Col ciafrangolo. Ah, ragazzi, proviamoci. Magari fa un failone. Che cosa andiamo? Aiuto.
Niente failone. Che peccato. Guarda Mega Mewtwo. Guarda Mega Mewtwo, era bellissimo. Certo, cattura un po' un Mewtwo era un po' un problema, però intanto ci arrivi. La mia capita, ragazzi, che peccato. Ci sto rimanendo malissimo. Ma male. Peccato, chiudevamo molto in bellezza. Perché alla fine, insomma, oggi abbiamo trovato un bel po' di megaboss, ma... insomma, ci mancano tutti, quindi ci andavano bene tutti. Poi quando dovrò cercare l'ultima mega pietra, secondo me... secondo me quel Mega Mewtwo ci darà filo da torcere, perché prima o poi dovremmo ritrovarlo e non mi spawnerà mai più. Io già lo so, ragazzi. Cioè, la mia sfortuna è questa, quindi preparatevi. Salutiamolo e non lo vedremo mai più. Scusi, aiuto. Possiamo curare i Pokémon? Grazie. Andiamo allora alla ricerca di quest'ultimo mega boss mancato, raga. Mega Mewtwo, Mega Mewtwo, Mega Mewtwo. Ma perché? Ma perché? Ma perché? Guarda lì che cosa c'è! Mega, non mi ricordo assolutamente come ti chiami. Oh mio Dio, vai! Mega Manectric! Hai ragione. Telefono devi sta zitto. Ma quando mai si vede qualcosa? Intanto lo show. Vabbè, pure io ci vado col Pokémon acqua. Complimenti, Claudia, cioè, sul serio, complimenti. Vediamo un po' che riusciamo a fare con questo. Le cose brutte riusciamo a fare, no? No, ma io non so niente. Fight! Niente, ci ho shottato anche Salamence. Proviamo con Meganium se riesce a resistere in qualche modo. Sì, che riesce a resistere. E finalmente abbiamo trovato la quinta mega pietra di oggi. Siete contenti? Io sono contentissima. Certo, mi dispiace un macello per quel cavolo di Mega Mewtwo. Magari c'è sta ancora, raga. Cosa allucinante, ma figurati. Appunto, figurati. Stava qua da qualche parte. A questo punto direi, ragazzi, di tornare nella nostra Aranciopoli, che si chiama ancora Villaggio, però fra un po' gli cambieremo il nome. Mi curo i Pokémon e poi ci salutiamo. Che dite? Io dico di sì. Allora, ragazzi, come vi dicevo, intanto il mio Zoro piccolissimo corre libero per il prato perché se lo merita. Vi faccio rivedere per l'ultima volta le 5 mega pietre che abbiamo trovato oggi. Quella di Camerupt, Alakazam, Manectric, Gallade e Sharpedo. Sharpedo, chiamate un po' come vi pare. Insomma, questo è il bottino di oggi. Io spero davvero che il video vi sia piaciuto. Però, prima di dirvi questo, vi ricordo di rimanere sul canale, perché al posto di altri episodi, insomma, sulla Pixelmon ci saranno anche le live. E adesso sto guardando che io non ho finito questa casa. È incredibile, mancano i vetri. Mica mi sono ricordata. No, Zoro, non morire però. Dicevo, rimanete connessi sul mio canale, perché ci saranno, insomma, le live dove costruiamo tante cose belle qui sulla Pixelmon. C'ho già tanti progetti da costruire e ci saranno anche progetti oltre, insomma, le costruzioni. Io spero che, come al solito, il video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like, commentate, iscrivetevi, condividete il video con l'universo e seguitemi su Instagram, perché Instagram è bello. Io vi aspetto qui insieme a Zoroa. Dov'è Zoroa? Zoroa, tesorino della mamma. Zoroa, eccolo! Eccolo Zoroa! Nel mio piccolo regno, in un prossimo video. Ciao!